Nessuno si aspettava il clamoroso successo del primo Splitgate e di sicuro non i suoi stessi sviluppatori. Lanciato nel 2019 un po' in sordina, lo sparatutto competitivo che mescolava Halo e Portal è praticamente esploso con il lancio su console arrivato solo un paio d'anni dopo, ed ora è pronto a raddoppiare con un sequel. Splitgate 2 si presenta quindi come un progetto più ambizioso del predecessore, un titolo che noi abbiamo provato e di cui abbiamo anche parlato con i suoi creatori. Seguiteci dunque se volete sapere cosa vi aspetta. Il primo Splitgate è stato un vero trionfo, in primis perché era un gioco dannatamente divertente, certo, ma perché si è anche rivelata un'eccellente alternativa a quell'Halo Infinite che tardava ad arrivare. Per il seguito il team ha deciso però di sacrificare la sua essenzialità, così da inserire molte più meccaniche, cercando comunque di mantenere centrale quella che ha reso popolare il capitolo originale. Collegare due punti della mappa attraverso cui spostarsi o sparare resta quindi fondamentale in Splitgate 2, ma adesso è anche possibile scivolare come in Apex Legends o pingare avversari. Ma soprattutto è stato inserito un sistema di tre fazioni, ciascuna con diverse abilità e caratteristiche. All'inizio di ogni round il giocatore può infatti cambiare la fazione di appartenenza un po' come se fosse un eroe di Valorant o Overwatch. Gli Eros, ad esempio, sono più offensivi, si muovono velocemente, infliggono malus agli avversari e possono piazzare trappole. I Sabras, che invece sono un po' più lenti e si concentrano sulla difesa piazzando delle barriere che bloccano i proiettili. E infine i Meridian, che dispongono di abilità di supporto e cura creando bolle curative per i compagni oppure lanciando un'onda che rivela e segnala i nemici nelle vicinanze. In Splitgate 2 si può quindi tentare un approccio strategico adattandolo ad ogni round, magari componendo la propria squadra in maniera bilanciata, oppure si può caricare a testa bassa con un team super aggressivo. Il tempo che abbiamo trascorso con la demo ha messo in evidenza un gioco pieno di idee superiori al predecessore quasi in tutto. La modalità Hot Zone, ad esempio, è una variante della classica King of the Hill, in cui la percentuale di possesso di una zona da conquistare non riparte da zero quando la si perde, facendo quindi crescere la tensione man mano che il round va avanti. Dal canto suo, poi, la scivolata in stile Apex è un'ottima aggiunta e un deciso passo in avanti sia nel feeling delle armi sia dal punto di vista tecnico. Un'altra idea interessante riguarda invece il conto alla rovescia per tornare in gioco dopo essere stati uccisi, che aumenta sempre di più man mano che la partita prosegue, rendendo quindi ancora più rischioso morire nelle fasi finali del round. La mappa giocabile nella versione di prova era poi compatta e ben studiata nel posizionamento di corridoi, coperture, trampolini e buchi nel pavimento. Certo, l'unico vero dubbio era relativo piuttosto alle superfici su cui era possibile aprire dei portali, che almeno qui sono sembrate essere decisamente meno. Probabilmente quindi l'intenzione è quella di permettere ai giocatori di aprire portali solo in punti più strategici dell'arena, ma la speranza è che comunque nella versione finale non manchino una o due mappe più in linea con quelle del primo episodio e che concedano dunque la possibilità di aprire portali un po' ovunque per dar vita a momenti di puro caos e di imprevedibilità. Splitgate 2 sarà lanciato col modello free-to-play nel corso del prossimo anno, con delle sessioni alpha test che aiuteranno a limare il gioco nel corso dei mesi. Il fatto che sia un prodotto migliore sotto ogni punto di vista è indubbio, ma non è detto che si rivelerà comunque un successo assicurato. Aggiungendo fazioni e nuove meccaniche, il rischio è infatti che l'uso dei portali diventi meno centrale, facendo quindi perdere all'esperienza competitiva parte di quell'unicità che ha fatto proprio il successo del primo capitolo. Ad ogni modo, nemmeno riproporre lo stesso gioco del 2019 con una grafica aggiornata sarebbe stato lungimirante, e diciamo che tra le due cose, questa scelta è senza dubbio quella più interessante. Voi nel frattempo comunque che cosa ne pensate? Cosa deve conservare Splitgate 2 del suo predecessore per riconfermare la qualità dell'esperienza? Ditecelo nei commenti e vi invitiamo ovviamente a iscrivervi al canale per scoprire se nel corso della sua gestazione il gioco proseguirà sulla buona strada che gli sviluppatori sembrano aver tracciato finora. Ora mi raccomando, prima di chiudere il video lasciateci un mi piace e suonate la campanellina. Noi invece ci rivediamo al prossimo provato, sempre qui, sul canale di Multiplayer.it.